Grazie Santino, tanto per l'invito, perché capite che ogni qualvolta sei invitato poi a spezzare un brano di parola, la fatica che devi fare è una innanzitutto. Trattandosi di un brano che tante volte hai dovuto affrontare, il grande rischio è di pescare sul pescato, su quello che in qualche modo già avevi praticamente, ecco, messo in evidenza. Per esempio, l'ultima volta che ne ho parlato con voi come operatori pastorali è stato esattamente il 30 novembre del 2014. E a seguire il 30 dicembre abbiamo parlato dell'essere pietre vive, che un po' Santino un po' ci ha ricordato, no? Quindi vedete come ciclicamente, in qualche modo, siamo costretti a risbatterci il muso con questa parola perché è assolutamente inevitabile. Ma prima di questi due incontri, naturalmente, questo brano l'ho incontrato in maniera molto intensa, molto diffusa, sia in quella che è stata la mia esperienza all'interno del gruppo scout, ma anche come animatore poi del consiglio pastorale sia della parrocchia che anche diocesano. E quindi è un brano con il quale molte volte mi sono confrontato e stasera mi sono detto cosa ci può essere di nuovo alla luce di tante cose che in qualche modo hai già cercato di scoprire dentro questa parola. E mi sono sorpreso del fatto, relativamente sorpreso, che in effetti se ti stacchi dal copia e incolla che è dettato dalla pigrizia che ciascuno di noi in qualche modo può vivere, ti accorgi che ci sono sempre delle grandi novità, anche perché la storia che vivi quando reincontri lo stesso brano è sempre diversa. E siccome un brano lo legge la storia che vivi e non semplicemente quello che puoi trovare sui libri, quello che vi dirò stasera in qualche modo è anche il frutto anche di questi anni che dall'ultima volta, ecco, mi vedono adesso incontrare un'altra volta questo brano con voi. Leggete lì, incontro degli operatori pastorali. Non è una riunione. Ci si riunisce per stare insieme in una stanza, si può stare seduti sulle stesse sedie come si sta su un autobus, ma non ci si incontra. Noi siamo abituati a pensare che il mondo virtuale è il mondo nel quale non ci si incontra, mentre in realtà può capitare anche in persona in carne e ossa di stare nello stesso luogo, stare seduti sulle stesse sedie, dentro la stessa stanza, ma di fatti non incontrarsi. Quindi il riunirsi è semplicemente l'anticamera di quello che è l'incontro. L'incontro è sempre qualcosa che ha a che fare con una predisposizione interiore. Se io vado ad una riunione per incontrare l'altro, è chiaro che devo avere dentro di me la necessità di abbattere alcune barriere, alcune prevenzioni che io posso avere nei confronti dell'altro. Viceversa, ci posso andare per dirla in siciliano, semplicemente per fare panza e presenza. Cioè, nel senso, sono lì, il mio dovere, tra virgolette, l'ho fatto, Santino mi ha visto, tutti a posto. Capite che tutto questo alla fine non ci aiuta. Non ci fa vivere realmente quello che può essere anche l'incontrarci in maniera piena e in maniera profonda. E poi operatori pastorali, gente che ha a che fare e che deve operare, quindi ha a che fare con le mani. Stasera il mio intervento sarà prettamente finalizzato a dire qualcosa di molto diverso rispetto al fare, ma finalizzato soprattutto all'essere. Diceva Eckhart, non è importante quello che fai, è importante quello che sei. Se tu sei santo, quello che farai saranno cose sante, viceversa sarà quello che sei. Ci diceva Santino che il titolo che mi ha affidato appunto è Parrocchia Comunione di Comunità. Lavorandoci sopra, ecco, ho voluto aggiungere anche un sottotitolo che è Quale volto per la missione? Già Santino ci ha detto una cosa semplice con la quale dobbiamo fare i conti. La Chiesa non esiste perché è fine a se stessa. La Chiesa esiste per la missione. Se la Chiesa non vive la missione, la Chiesa non ha ragione di esistere. Se la Chiesa rinunciasse ad annunciare il Vangelo, nell'arco di una generazione, di una sola generazione, il messaggio si perderebbe. Per cui capite che siamo tutti debitori a quello che è l'annuncio della Chiesa, ma siamo anche responsabili del proseguire nell'annuncio. Ecco perché il nostro fare, se è staccato dall'annunciare, dall'evangelizzare, è vano. Ce lo ricordava già Santino, ma me lo sentirete ripetere più volte. E io adesso, per cominciare, vedete, vi propongo un'immagine che è l'immagine della Tinozza. Chi avrà la pazienza di resistere fino alla fine avrà modo di capire perché, ecco, l'immagine guida questa volta è la Tinozza. L'altra volta, chi se lo ricorda, vi ricordate, era la gruccia. Questa volta è la Tinozza. Alla fine cercheremo di capire perché una Tinozza. Bene, adesso vi invito a tenervi un po' forti perché ci spostiamo velocemente. Andiamo a Mostar e ci andiamo durante la guerra dei Balcani. Avete
assisteremo a quella che è la distruzione di un ponte, la distruzione del ponte di Mostar, appunto. Questo video ci fa incontrare una prima parola, la parola ponte. E la multimedialità ci dà l'opportunità anche di poter avere a disposizione anche persone che normalmente non frequentano assiduamente i nostri ambienti o le nostre sacrestie o le nostre parrocchie. E quindi adesso io vi presenterò un personaggio che certamente non possiamo considerare un operatore pastorale, però è un uomo che ha vissuto le sue esperienze. Ha scritto tanto e Henri De Luca, tra le altre cose, ha scritto un commento sulla vita di Noè che è qualcosa di meraviglioso, uno dei più belli che io possa avere letto. Ed è un uomo che cerca, ed è un uomo innamorato della verità. Sentiamo come rilegge lui quello che abbiamo appena visto attraverso le sue parole. Parola, ma ha chiesto di potersi mettere davanti l'articolo e quindi ascoltiamo la parola dello scrittore Henri De Luca, Il Ponte. Durante gli anni 90 ho fatto parte come autista di convogli di aiuti spontanei e volontari a sostegno delle popolazioni della Bosnia Erzegovina. Chiamo quei viaggi contrabbandieri di pace, perché alla lettera sono contrabbandieri i gesti di pronto soccorso in una guerra, vanno contro le bandiere, innalzano il bianco opposto, non quello della resa, quello della farina, delle bende. Era tornata la guerra in Europa. Io ho fatto parte della prima generazione del continente europeo che a 20 anni ha saltato il turno della periodica strage militare. È capitato a me e a noi altri perché i nostri padri avevano scritto nelle loro costituzioni di dopoguerra la più forte maledizione della parola guerra. Adesso che la maledizione si è indebolita, e allora partecipiamo a infelici e infondate spedizioni militari all'estero. I nostri poteri le chiamano missioni di pace, ma si sa che i poteri spacciano vocabolario falso. Mi sono avviato da quelle parti insieme a quei convogli perché
era successo un evento minore, l'abbattimento dell'ultimo ponte di Mosca. Era una magnifica sella di pietra bianca sopra la corrente sempreverde della Neretva. Era stato costruito nel 1500 da un ingegnere turco e dalla sua sommità si sono tuffate 30 generazioni di ragazzi a dare prova di coraggio. La sponda est di musulmana, la sponda ovest è cristiana e dalla sponda ovest partirono i colpi dell'artiglieria che abbatterono nell'autunno del 92 il ponte di Mostar. Nell'ultima immagine è ricoperto di neri pneumatici di camion nel tentativo di proteggerlo. Io ho fatto parte per molti anni del mestiere di muratore e il muratore è qualcuno che tira su i muri e i muri servono sempre a dividere anche quelli nello stesso appartamento. L'unica opera edilizia cordiale è il ponte, che invece di dividere vuole unire, vuole collegare, scavalcare le rivalità, parola che appunto proviene dallo stare su due rive opposte. Dunque per me i ponti sono dei punti di sutura. L'atto di distruggerli contiene un'offesa più profonda del solo abbattimento di un manufatto utile. Contiene l'offesa e l'oltraggio di una mano che strappa i punti da una ferita. Ho visto altri ponti abbattuti nella primavera del 99 in Serbia dalla NATO. Non so se sono stati ricostruiti. So che quello di Mostar è stato rifatto tale e quale, anche senza il peso dei passi e dei tuffi dei secoli su di esso. Dalla sua sommità ripartono ancora adesso i tuffi delle generazioni dentro le correnti. Invidio al Papa un solo attributo, quello di pontefice, che alla lettera è fabbricante di ponti. Grazie. Bene, Eri De Luca invidia al Papa questo appellativo di pontefice, fabbricante di ponti. E siccome il Papa è il servo dei servi di Dio, è chiaro che essere pontefici è qualcosa che non riguarda semplicemente il Papa, ma riguarda ciascuno di noi. Santino ci ricordava che è impresa impossibile umanamente, la fede apre gli occhi su questo, per cui adesso vi invito, ci mettiamo in piedi e invochiamo lo Spirito. Vieni, Spirito, vieni, gridava Padre, vieni, Spirito, vieni, gridava Padre, soli voi non siete pieni di paura nello Spirito. Gridava Padre, soli voi non siete pieni di paura nello Spirito, gridava Padre, vieni Spirito. Vieni, gridava Padre. Atti 2, 42, 48. Gli Atti degli Apostoli. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli.
tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola del Signore. A te, grazie a Dio. Bene. Che fare? È la domanda che rivolgono a Pietro a Pentecoste dopo il suo discorso. Che fare? Abbiamo capito che quello che abbiamo ammazzato era il Messia. Ci rendiamo conto dell'orrore che abbiamo commesso. Che dobbiamo fare? Ed è il brano che precede immediatamente questo. E Pietro risponde dicendo delle cose semplicissime che già Santino ci ha ricordato nella sua introduzione. Convertitevi, cioè cambiate mentalità, modo di vivere, battezzatevi nel nome del Signore, così come sono rimessi i peccati, e ricevete lo Spirito Santo. Questo già ci fa capire che per essere parte di una parrocchia, la prima cosa da fare è essere battezzati, la seconda è la professione di fede. Per far parte di una comunità parrocchiale, queste sono le uniche due necessità. Battesimo e professione di fede. Ed è quello che in qualche modo ci riporta a quella che è la dimensione originaria, fondale, che ognuno di noi vive come cristiano, nella sua triplice dimensione di sacerdote, profeta e re. Capite? Sembrano cose semplicissime, ma difatti quello che noi spesso perdiamo di vista è esattamente questo. Quindi la prima cosa da fare è renderci conto di qual è la fonte, l'origine dalla quale nasciamo. Qual è la prima morte che abbiamo attraversato? Il battesimo. Perché i primi cristiani così chiamavano il battesimo, la prima morte. Quella che in qualche modo fa morire l'uomo vecchio per generare in fondo l'uomo nuovo che Cristo è venuto a inaugurare. Non è semplicemente uno shampoo, ma è qualcosa di molto più radicale, qualcosa di molto più intenso. Non è neanche una consuetudine, si fa perché l'abbiamo fatto di generazione in generazione. È qualcosa che bisogna riscoprire in quella che è la sua valenza fondale, originaria, perché è da lì che in qualche modo nasce tutto. E qui vediamo subito, entrando nel brano, il primo versetto che ci dice: erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Erano assidui. Ed è l'assiduità che in qualche modo diventa uno dei primi elementi che dobbiamo tenere presente, cioè la costanza, la continuità. Si può decidere di fare tante cose per poco tempo, decidere di farle a lungo è senz'altro qualcosa di più impegnativo, qualcosa che poi dentro cambia radicalmente anche quello che può essere l'atteggiamento. Ma vediamo innanzitutto in Israele quali erano i tre grandi pilastri della vita. Ricordiamoci che stiamo parlando di una prima comunità cristiana, quindi è una comunità che è ancora profondamente impregnata di ebraismo, anzi vivono, come vedremo, nel Tempio. I tre pilastri per ogni ebrea erano questi: la legge, il culto e la giustizia. Il primo, la legge, conoscere la parola, Shema Israel, tre volte al giorno dovevano ricordare, no? Per tre volte al giorno ricordati che tu ti puoi conoscere soltanto nel conoscerti attraverso la parola, facendoti leggere dalla parola. Se la parola non ti legge, non hai possibilità di conoscerti in quello che è la tua immagine, per poi diventare anche somiglianza con Dio. Quindi Shema Israel, ascolta Israele, ci fa capire che il primo elemento portante per vivere il nostro, anche essere in qualche modo vivi dentro questa chiesa, pietre vive dentro la chiesa, è quello di ascoltare. E capite che il popolo ebraico con la legge aveva un rapporto particolare. Sapevo benissimo che avevano 365 precetti negativi, uno per ogni giorno dell'anno, per dire che ogni giorno
devi evitare di cadere nella tentazione del male, e 248 positivi, per dire che ogni singolo osso deve essere tenuto, perché loro credevano che erano 248 le ossa, meno male, perché sono molte di più, ne avrebbero fatte molte di più comandamenti. E quindi capite che questi 613, mi sembra che viene il conto finale, sono i comandamenti che ogni giorno dovevi vivere, per poterti in qualche modo, ecco, conformare a queste immagini di Dio. E San Paolo, che è uno che l'ha sperimentato profondamente sulla sua pelle, ci fa capire che era qualcosa di impossibile, ma dirà qualcosa di grande e di radicale quando scopre l'annuncio del Vangelo. Era spazzatura. Serviva solo a rendere forte il mio orgoglio di uomo, ma non mi faceva incontrare Dio. E quindi la parola, in qualche modo, la prima cosa che ci fa scoprire è che quello che noi facciamo ha una doppia fronte. Può servire alla mia edificazione, ma può anche servire alla mia distruzione, nella misura in cui io lo stacco da quella che è la conoscenza di me stesso attraverso la parola. Il secondo pilastro era il culto. Il culto che bisognava rendere a questo Dio era un culto che in qualche modo era legato al sacrificio. Sappiamo benissimo cosa succedeva mentre Gesù moriva sulla croce, era il momento in cui gli agnelli venivano sacrificati al Tempio. Sappiamo benissimo che presso il popolo ebreo il capro espiatorio era il capro su cui venivano messi i peccati del popolo e poi questo montone veniva ad essere inviato nel deserto per morire. E quindi il culto è un altro elemento centrale, ci si riuniva nel Tempio, ma non è il culto che noi immaginiamo. Nella sinagoga, nel Tempio, si poteva celebrare il culto non perché c'era un'assemblea che si riuniva, ma se c'erano almeno 10 uomini. Poi ce ne potevano essere, donne non si sarebbero potute essere perché non potevano essere ammesse al Tempio, stavano fuori. Se c'erano 10 uomini, bene, altrimenti non si poteva celebrare il culto. Questo ci fa capire che anche il culto nell'antico Israele era strettamente, prettamente legato a quella che era la figura maschile. Le donne stavano nel circuito esterno al Tempio, non erano ammesse all'interno del Tempio. E poi la giustizia, cioè il renderti conto che per giustizia non significa quella che noi immaginiamo, il giudice e il tribunale. La giustizia è la condivisione dei beni. Ecco perché nel Levitico ogni 50 anni c'era questa legge del rimettere tutto in moto attraverso quello che era l'anno del Giubileo, il grande anno del Giubileo. Questi sono i tre pilastri con cui presso il popolo di Israele si viveva questo aspetto della vita comunitaria. Ma vediamo cosa succede nella prima comunità cristiana, la comunità che incontra Cristo. Allora, erano assidui, abbiamo detto in che cosa? Quindi c'era una continuità, una costanza, non qualcosa che capitava tanto quando poteva capitare, ma era parte essenziale della vita di quella comunità, cioè l'insegnamento degli apostoli. Qui noi veniamo fuori da 500 anni di Concilio di Trento, che è stata un'intuizione geniale per la sopravvivenza della nostra Chiesa, ma che chiaramente oggi mostra tutti i limiti, tant'è che c'è stato un altro concilio, che è il Vaticano II, che ha cercato in qualche modo di adeguare la vita della Chiesa a quello che è il cambiamento dei tempi. L'insegnamento degli apostoli, in primo luogo, non è la dottrina, non sono i documenti della Chiesa. L'insegnamento degli apostoli, in primo luogo, è l'annuncio della buona notizia, cioè il Vangelo. Se noi stacchiamo tutto questo dal Vangelo, ricadiamo nel fariseismo dell'antico Israele. Tante norme, tante regole, pochissima gioia dell'ascolto e della scoperta di un volto di Cristo che ti rimette in piedi quando sei caduto. Ci ricarichiamo nuovamente di una serie innumerevole di gesti e di atti dei quali spesso non conosciamo più né il senso, né il significato, né tantomeno il valore. E questo rende anche la vita delle nostre comunità una vita che spesso è una vita priva di che cosa? Del tratto fondamentale della vita cristiana, la gioia. Se le nostre fossero comunità gioiose, ci sarebbe la fila per venire da noi. Se c'è la fila per scappare, capite che qualche domanda dobbiamo iniziare a farla su qual è la gioia con cui noi viviamo i nostri incontri, il nostro stare insieme. Secondo elemento era la comunione. Stavano insieme. Stavano insieme. Non avevano le chiese, non ce l'avevano. Il primo luogo dove stavano insieme era la casa. Si riunivano nelle case. Non avevano problemi perché il salotto buono ancora non ce l'avevano da preservare, né le stanze da chiudere per tenerle buone per quando moriamo e ci vengano a trovare, per il lutto.
No, no. Stavano insieme nelle case, non si preoccupavano che si rompessero i mobili, che la cucina si sporcasse e poi fosse meno nuova quando dovevano lasciarla. No, no, stavano nelle case. Non avevano altra possibilità. Non avevano luoghi grandi dove si potevano accogliere. Però questo stare insieme nelle case significa che non stavano per forza tutti insieme. Però stavano insieme nella misura in cui erano sempre con la mente rivolta alla necessità dell'altro. Questo è quello che forse oggi manca, e noi possiamo anche stare insieme in una stanza esattamente vivendo il contrario. Spezzavano il pane quindi nelle case, dove si riunivano per mangiare, e poi pregavano insieme nel Tempio, perché continuavano ad andare nel Tempio, fino al Concilio di Amnia, i cristiani vanno nel Tempio a pregare. A un certo punto gli ebrei si rendono conto che qui c'è qualcosa di molto diverso, questi stanno andando verso i pagani, e non è possibile perché per l'ebreo i pagani sono dei cani, degli infedeli, non è possibile andare verso i pagani. Se andate a Santa Croce in Gerusalemme trovate una lapide dove c'è scritto chi scavalca questo muro in latino e in ebraico è passabile di morte. Era quella che era scritta, questa lapide, nel muro che separava il cortile dei gentili, cioè di quelli che erano simpatizzanti dell'ebraismo, dal cortile degli ebrei, dei pie ebrei che pregavano. Se qualcuno avesse scavalcato quel muro sarebbe stato ammazzato letteralmente. E a un certo punto San Paolo ci dice: tu dei due hai fatto un popolo solo abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo. Le candele sull'altare, signori miei, non si accendono se non la messa vale di meno. Si accendono per ricordare a tutti che lui su quell'altare ci sta dicendo che le rivalità non servono. Ecco perché si accendono le due candele. Per ricordarci che siamo chiamati ad essere costruttori di ponti e non distruttori di ponti. Perché tante volte c'è, ma vale la messa se le candele non le accendi? Il problema è cosa tu pensi quando le vedi accese quelle candele. Se è solo un fatto formale non serve a niente. Se è un fatto sostanziale che ti ricorda la parola che c'è dietro quelle candele che si accendono, e allora sì che ti rendi conto di quanta necessità hai di quello che è il sacrificio di dono che lui sta facendo per ognuno di noi in quel momento. E quindi si arriva poi al servizio. Capite che il servizio è l'ultima parte, non è l'inizio, è quello dove si sfocia, dove arrivi, e così però puoi chiamare servizio. Altrimenti capiremo che si può chiamare anche in altri modi. Versetto 43. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Il sacro timore di Dio. Come cristiani non dovremmo più intendere questa parola come paura di Dio. Dovrebbe essere esattamente il contrario. Eppure capite, se noi guardiamo anche attorno a noi molti gesti, molti atteggiamenti, che possono essere anche devozionalmente, ripeto, significativi per chi li vive, non discuto, ma in qualche modo ci fanno comprendere che noi spesso con questo Dio abbiamo ancora una relazione di paura. È prezioso quell'occhio che in tante chiese vediamo in alto, Dio ti guarda, no? E lì molte volte ci dobbiamo immaginare qual è l'atteggiamento con cui immagino questo Dio che mi guarda. È un Dio che mi sta guardando per segnarsi ogni mia mancanza e poi farmela scontare quando mi incontra? O è un Dio che soffre per il male che mi faccio nel momento in cui vivo quelle realtà di negatività e di peccato per la mia vita? Capite che cambia profondamente il nostro atteggiamento. L'angelo non passa quando fai la marachella per farti restare storto, come ci hanno insegnato anche tante buone e brave suore. Perché se l'angelo passa e mi lascia storto, significa che l'idea che ancora ho di Dio è l'idea di un Dio tremendo. Mentre lui, per togliermi dalla testa questa idea, si è fatta tremante in una grotta. L'idea di un Dio fascinoso, potente, che tiene tutti nelle mani, lui si è fatto fasciato in una grotta, per dire, mi metto nelle tue mani, puoi fare di me quello che vuoi. Quindi, rileggere un po' tutta la storia della salvezza, alla luce di quello che è l'evento di Cristo, penso che sia importante per ognuno di noi. Proprio per rileggere qual è la relazione che ognuno di noi ha con questo Dio, qual è l'immagine che noi ne abbiamo.
Perché capite che siamo chiamati attraverso la parola a distruggere ogni immagine che noi ci possiamo fare di questo Dio, perché proprio perché è un'immagine, è frutto della mia proiezione. Noi spesso trasformiamo Dio in un attaccapanni di quelle che sono le nostre idee. Ecco l'immagine della gruccia della volta scorsa, no? È un senso quindi di timore era in tutti. Timore significa prendevano sul serio, fino in fondo, quello che era il messaggio che Dio rivolgeva loro attraverso suo figlio Gesù Cristo. E avvenivano prodigi e segni per mezzo degli apostoli, ma attenti, non pensiamo ai miracoli. I prodigi e i segni sono i cambiamenti radicali di vita che avvenivano, che succedevano. Quando i 72 tornano e dice i demoni si sottomettono a noi, Cristo non esulta perché loro erano contenti del fatto che i demoni si erano sottomessi. Cristo esulta letteralmente di entusiasmo, danza, una delle pochissime volte in tutti i Vangeli, perché stanno cominciando a capire, anche se è difficile perché hanno la testa dura peggio di noi, che il loro nome è scritto nei cieli, cioè significa che sono parte integrante di Dio. Sono indiati, entusiasmati, carichi di Dio. Ecco perché costantemente dice, ma avete ancora paura, non avete ancora fede. E questi prodigi straordinari avvenivano perché è la parola che in qualche modo era centrale nell'evangelizzazione, la parola, non l'istituzione. È la parola che faceva avvenire i prodigi. L'istituzione, se perde di vista questo, non è più capace di fare prodigi, come tutte le istituzioni. E il vero segno e prodigio che indica le novità è quindi il fatto che si sta insieme. Questo vuol dire quindi che si è figli di Dio e fratelli tra di noi. Questa è la novità che lo Spirito Santo porta ed è quello che noi abbiamo invocato poc'anzi. Se l'abbiamo invocato significa che noi abbiamo bisogno di questa novità, che non è scontata per noi questa novità. 44. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Capite che questo sarebbe quasi il quarto pilastro della prima comunità cristiana. Quando si è tentato di realizzarlo utopicamente, come ci ricordava Santo, no? Noi abbiamo assistito a quelli che sono tra i più grandi disastri della storia. Basti guardare cosa è successo nell'immediato dopoguerra con i regimi comunisti. Quello che è scritto in questo brano e che ha ispirato delle pagine straordinarie di vita monastica, di vita anche cenobitica o altro, no? Che ha ispirato tantissime comunità nel viverlo, è qualcosa che puoi vivere realmente soltanto nella dimensione in cui ti lasci trasformare, sperimenti che man mano che tutto questo si crea e cresce dentro di te, tutto questo è possibile, ma non per i tuoi sforzi, per la tua bravura e per la tua abilità. Ricordiamoci che a un certo punto San Paolo dice se io dessi il mio corpo per essere bruciato, se io dessi anche tutte le mie sostanze, ma non avessi la carità, io sono un niente, un bronzo che tintinna e un cembalo che risuona. Francesco d'Assisi, di cui questo nostro Papa porta il nome, non è grande perché si è spogliato di tutto, ma è grande per quello che gli ha permesso di spogliarsi di tutto. Perché se fosse stato grande per la sua capacità di togliere di mezzo le cose che aveva, non sarebbe stato Francesco d'Assisi. È la gioia di un Dio che lo abita, che rende grande Francesco d'Assisi e che gli fa fare cose grandi. E questo è importante, perché vedete, i santi, dobbiamo abituarci non più a vederli semplicemente sull'altare, ma in carne ed ossa mentre camminavano su questa terra come cammina ciascuno di noi, con tutte le tentazioni inevitabili che ognuno di noi vive. Perché è importante capire questo aspetto? Perché poi dobbiamo andare a vedere quali sono gli strumenti che hanno utilizzato. Non è un caso che vediamo quella conchiglia dietro la testa dei santi, per dire che la dimensione dell'ascolto era determinante nella loro esperienza. Non la dimensione del fare, come spesso ce li consegnano. Diceva Bernadette Soubirous,
Ma perché dei santi ci raccontano solo le grandi geste e non la fatica quotidiana che hanno dovuto fare? Lei che la stava facendo. Quindi il tenere in comune le cose è senz'altro una prospettiva non indifferente per ognuno di noi. Però attenzione, anche qui c'è il rischio di cadere nell'utopia, ci diceva Santino, no? Quindi vale sempre la regola di permettere a Dio di agire in ciascuno con i tempi che lui conosce, sapendo fino in fondo riconoscere dentro di noi tutti quelli che sono i limiti e i confini che noi progressivamente mettiamo a questa azione. E allora capite che dire di servire insieme è determinante, perché se il servizio che faccio non lo vivo nella comunione con chi sta vivendo con me quel servizio è già malato. Malato del fatto che io sto vivendo la mia realizzazione, non la relazione. Non può esistere un servizio slegato da un'azione comunitaria. Noi non siamo battitori liberi. E questo, signori miei, non vale per i laici soltanto. Vale essenzialmente per gli uomini che hanno il sacramento dell'ordine. Vescovi, presbiteri, diaconi. Perché se lì non si riesce a comprendere questo aspetto, se nel sacramento dell'ordine non si vive la tensione costante all'unità, capite che a cascata il disastro è enorme. Stavano insieme. E loro essere insieme quindi è soprattutto un essere insieme nell'insegnamento degli apostoli. Si sentono in comunione, non perché stanno nella stessa stanza. Si sentono fratelli tra di loro, non rivali perché appartenenti a gruppi o movimenti diversi. Cioè, ci diceva Henri De Luca, su rive opposte. E poi hanno capito anche una cosa, piano piano, che tutte le cose servono per vivere la fraternità e non per ucciderci. Il Vangelo ci dice che questo è possibile sempre, nella misura in cui non ci scandalizziamo di questa parola. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Capite che anche qui l'episodio di Anania e Saffira, no? Non è un obbligo, non può essere un'imposizione, non è la decima da pagare al Tempio. Ma è sempre qualcosa che devi sentire nascere dentro, maturare dentro, vivendo la relazione con l'altro. Ma se non sono capace neanche di condividere il mio tempo con l'altro, se comincio ad essere custode geloso del mio tempo, che è l'essenziale poi, come posso pensare di poter condividere altro? Se il tempo è mio, me lo gestisco io. Se il mio rapporto con Dio è condizionato solo dai miei bisogni, finché ho bisogno sono lì a battermi il petto, a stare in ginocchio. Passato il pericolo, i miei impegni cominciano ad essere nuovamente inderogabili, improrogabili. E questo è il rapporto che ci lascia poi freddi anche nella relazione con Dio, no? E la capacità del bisogno di ciascuno è qualcosa che è legata non a un fatto materiale, ma allo sguardo. Una comunità che non ha lo sguardo per comprendere i bisogni è una comunità che in sé è già morta. E vendere la terra, guardate, che perché i poveri primi fratelli cristiani non era così semplice, perché l'ebreo non poteva vendere la terra, se no perdeva il titolo della terra promessa. Per l'ebreo era un delitto vendere la terra, era come tradire la promessa. E invece loro le vendono, perché la vera terra promessa che garantisce la vita non è la proprietà della terra, è la fraternità, la solidarietà, la libertà, la giustizia e l'amore fraterno. Capite che fare tutto questo in quel contesto culturale ci può far capire la stessa difficoltà che noi abbiamo oggi in una realtà che vedremo è ormai profondamente scristianizzata. In questa realtà noi non siamo più maggioranza, siamo una minoranza.
Non ce ne siamo ancora accorti, forse, non ce ne vogliamo accorgere, ma è così. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio, spezzavano il casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore. Quindi la dimensione domestica è anche una dimensione determinante, fondamentale, per ritornare a rievangelizzare il nostro territorio, i nostri tessuti sociali. Si deve ripartire dalle case. Il Tempio in sé non può più garantire questa evangelizzazione minuta, per un semplice motivo: perché è anonimo. Si vive nell'anonimato. Puoi morire, nessuno se ne accorge, nessuno ti chiamerà se non ti vede. Significa che non abbiamo relazioni primarie. Non c'è una relazione che mi permette di incontrare l'altro nella sua carne, nella sua visione. Stiamo lì perché la mia relazione è privata e personale con lui, tutto il resto non mi importa. Ieri sera eravamo non nella nostra diocesi fuori ed eravamo in una città. Io ho vissuto la celebrazione in questa chiesa. L'impressione che mi ha fatto è stata enorme, sapete perché? Per un motivo semplice. La chiesa era grandissima, enorme. Si cantava con la musica, musichiere, musimatic, e mi faceva impressione perché una sola voce che cantava presso al musimatic, che in mezzo a quel silenzio si sentiva, per il resto l'indifferenza più totale in ciascuno. E io mi sono detto, beh, io sono forestiero qui, sto arrivando qui, ma di me non se ne fregherebbe nessuno. Le nostre comunità non sono diverse. Non sono diverse. Bisogni e limiti. I bisogni e i limiti sono luoghi dove l'uno va incontro all'altro, non sono luoghi di chiusura. Dobbiamo quindi imparare una cosa fondamentale ed essenziale. Quello che mi fa incontrare l'altro non è la mia bravura, non è la mia capacità, ma è la necessità che ho dell'altro per essere completo. Santino ha esordito con l'immagine del corpo e delle membre. Bene, nel nostro corpo, in questo momento, i nostri organi sono profondamente in dialogo costante e comune. Quando smettono di parlare, sapete cosa succede? Qualcosa va in tilt e c'è la malattia. Se noi non costruiamo ponti e non comunichiamo, siamo comunità malate, organismo malato. Il mangiare insieme vuol dire tutto in quella cultura. Mangiare vuol dire vivere. Ed è il gesto più alto di comunione, perché nel cibo che l'altro ti offre c'è davvero il suo amore, il suo affetto. Nel cibo che si fa in casa c'è tutto il lavoro dell'uomo che serve per vivere e vivere bene. Nel pasto che una mamma prepara per il figlio non c'è semplicemente la pasta che trovi nel piatto, c'è l'affetto, l'amore che si trasmette attraverso quel cibo. Cominciare ad incontrarci come comunità, ritornando a recuperare questa capacità, è determinante, anche se scoccia. Poi si fa sporco, si deve mangiare, ce ne dobbiamo andare, siamo sempre annoiati, non abbiamo tempo per stare, dobbiamo scappare. Ecco, la misura in cui ci fa perdere la gioia della convivialità, ci fa capire quello che stiamo vivendo. Se io con l'altro non mi voglio più incontrare a tavola, quello è il campanello che mi dovrebbe far capire cosa mi sta succedendo dentro. Gioia e semplicità di cuore. Cosa vuol dire semplicità in greco? Ho scoperto questa cosa che non conoscevo, vedete? Vuol dire senza sassi. Cioè un terreno semplice che non ha sassi, non è impervio. Un cuore che lascia entrare l'altro, un cuore sensibile, dove ognuno davvero non ha tante cose da nascondere, tanti inciampi da mettere nell'altro. Cuori senza sassi. Ed è lì la profezia di Ezechiele, no? Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò in cuore un cuore di carne. Lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. E qui acceleriamo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Smettiamola di cantare agli uomini di buona volontà. Smettiamola. Dio non ci ama per la nostra buona volontà. Dio ci ama così come siamo, punto e basta.
Il motivo di gioia e di gloria a Dio è scoprire questo amore senza condizioni, non un amore che hai comprato con le tue buone azioni. L'amore che si compra è l'amore delle prostitute, e noi spesso Dio lo trattiamo da prostitute. Fammi sta grazia che faccio il pellegrinaggio. E se non me la fa, che faccio? Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Salvati da cosa? Dal perdere di vista la propria umanità. Ecco perché l'annuncio è centrale. E qui andiamo avanti per dire che non dobbiamo fare opera di propaganda e avere molti mezzi per convincere la gente che ci sta attorno. È vivendo così che la gente capisce. Se non viviamo così, hai voglia di sperimentare, non ottieni niente. Per cui ritorna il segreto del giardino, che è stata la metafora che mi ha accompagnata per tutti gli anni in cui ho animato il consiglio pastorale. Il giardino è bello non perché c'è una pianta particolare, ma dall'insieme delle piante che lo compongono. E voi capite che Dio pianta un giardino in Eden, non pianta né una città né un villaggio, pianta un giardino in Eden. Perché capite che il segreto non è correre dietro le farfalle, il segreto sta nel curare il giardino, perché siano le farfalle a venire. Se il giardino è bello, le farfalle ti chiederanno di poter stare in quel giardino. Se il giardino è brutto, no. E qui andiamo adesso a renderlo un po' più attuale. Sfera o poliedro? Cosa scegliamo? Quello che ci sta dietro le cose che vi sto dicendo è l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, che se non avete letto vi consiglio di leggere, anche per seguire il suo consiglio alla fine del convegno di Firenze, dicendo: non vi do indicazioni particolari, però un invito ve lo faccio, leggete l'Evangelii Gaudium, lì c'è tutto. E in realtà c'è tutto, perché è un pozzo infinito di pastorale, di saggezza pastorale. Sfera o poliedro? A un certo punto di questo documento il Papa si interroga su questo aspetto. Qual è il modello per le nostre comunità parrocchiali, la sfera o il poliedro? E immediatamente dice: la sfera no, perché la sfera sei di perfezione, e il perfettismo, ci ricorda già Rosmini, è la distruzione del messaggio evangelico. Le comunità cristiane non sono chiamate ad essere perfette, sono chiamate ad essere sempre più riconoscenti dell'annuncio evangelico. È questo che cambia la realtà, cambia la vita. E poi ci dice il Papa: la sfera ha un altro difetto. I punti sono tutti equidistanti, sono tutti uguali. Cioè ci parla del fatto che una parrocchia può morire per il conformismo. Tutti devono assomigliare a una certa tipologia, a una certa spiritualità. No, non funziona. Il giardino ha tanti fiori, ogni fiore è bello per quello che è. Sapete cosa faceva Francesco quando coltivavano l'orto? Se sbaglio, Padre Luigi mi corregge, no? Lasciava un angolino perché crescessero le erbacce e i fiori naturali, per dire che anche quello aveva diritto di esistere. Una comunità è viva nella misura in cui permette a tutti di esistere, ma di esistere sentendosi pienamente parte di questo giardino. È la diversità che fa bella la comunità, non l'omogeneità. L'omogeneità è morte. Tutti che parlano nella stessa maniera, tutti che dicono le stesse cose, signori miei, siamo morti. E dice Papa Francesco: io vi propongo non la sfera, vi propongo il poliedro. Per un motivo semplice, perché il tutto è superiore alle parti, e perché queste parti devono stare insieme mettendosi e incastrandosi l'una con l'altra, devono fare la fatica di creare un'immagine, di creare una forma. Quindi sono continuamente richiamate a entrare in relazione con l'altro. Non si possono incontrare quando capita e se capita. Ma se sono gli animatori pastorali di una comunità, hanno necessità assoluta di incontrarsi, per conoscersi, per gioire dello stare insieme. L'ultimo incontro che abbiamo fatto è un anno fa, signori. Un anno fa. Capisco che abbiamo tante cose da fare. E il problema sta qui, nelle tante cose da fare. Questo non può essere un incontro in più rispetto agli altri, è un incontro che mi deve fare mettere da parte quello che già faccio per fare questo. Altrimenti non mi serve, se non a stressarmi. Mi fermo per incontrare l'altro.
E qui capite che il Vaticano II, che questo Papa sta rimettendo in moto con una potenza incredibile, ci regala l'immagine della piramide rovesciata. Non più quello che noi siamo abituati a considerare. Fino al 1917 la parrocchia, se voi leggete il codice di diritto canonico di quegli anni, era il parroco. Fino al 1956 i trattati di ecclesiologia, alla voce chi è il laico, sapete cosa scrivevano, citando il cardinale Roberto Bellarmino, San Roberto Bellarmino. Il laico è colui che nella Chiesa non ha alcuna funzione. 1956. Quindi la Societas Perfecta stava sul colle, non si poneva nei confronti del mondo come lievito e fermento, era bastevole a se stessa. E questo, ripeto, per i 500 anni del Concilio di Trento ha avuto una sua funzione, una sua validità. Oggi non più. Oggi non più. Ecco perché la necessità di riportare in vita e dare vita al Concilio nella nostra vita pastorale è assolutamente essenziale. E la piramide rovesciata ci dice che adesso non si parla più di Societas Perfecta, ma si parla di popolo di Dio, dove ciascuno ha alla luce del battesimo pari dignità con differenza di carisma e ministeri. Pari dignità. E capite che qui ne dobbiamo fare di strada, perché la nostra è ancora una pastorale delegante, delegante. La parola, i preti, le suore, i frati, la spezza, i laici no. Permettetevi di dirmi che questo non solo può essere comodo, ma è mortale per la vita. È mortale, perché non ti permette di scoprire una dimensione profonda. Vi cito alcuni dati, semplicissimi, per capire che non stiamo parlando di bruscolini. Tra i battezzati, è un'indagine che è stata fatta a livello nazionale, soltanto una percentuale praticante che va dal 12 al 15%. Se noi la ribaltiamo significa che l'85%, 90% di battezzati sta ben distante dai nostri ambienti. Ma ancora diventa più drammatico il numero nella misura in cui di quel 10-12%, 15%, il 9-10% è rappresentato dai bambini dell'iniziazione cristiana. Ci riduciamo al 5% di adulti tra i 20 e i 50 anni. Quindi la nostra Chiesa è sempre più destinata, come quella che vedevo ieri sera, ad essere declinata al senile, perché ormai la tua vita sta arrivando al traguardo ed è bene fare i conti con questa realtà. Ma anche questo è triste, se ci pensiamo. Molto triste. Perché si vive una vita angosciata. Questi sono i dati. E noi continuiamo a cincischiare, a parlare del più e del meno, a rendere le nostre liturgie pomposamente belle, e non ci rendiamo conto di cosa succede attorno a noi nella vita di tutti i giorni. Sapete di cosa discutevano i vescovi durante la rivoluzione d'ottobre? Quando fuori scoppiò la rivoluzione d'ottobre, 1917, del colore della cotta, e fuori scoppiava una rivoluzione. La cotta è quella che mettevano su, capite? Discutevano del colore dei paramenti. Questo significa essere autocentrati e non più capaci di guardare qual è la realtà che ci sta attorno. Vediamo un po' cosa ci dice Papa Francesco sull'unità. L'unità della Chiesa è il lavoro della Chiesa e di ogni cristiano durante la storia. È il passaggio centrale dell'omelia di Papa Francesco nella messa celebrata stamani alla cappella di Casa Santa Marta. Riflettendo sulla lettera di San Paolo agli Efesini, il pontefice ricorda l'invito dell'Apostolo a farsi pietre vive, ma allo stesso tempo aggiunge che la pietra angolare della Chiesa è Gesù e la pietra dell'unità della Chiesa è la preghiera di Gesù nell'ultima cena. Padri, che siano uno. È lo Spirito Santo, aggiunge il Papa, che fa crescere la Chiesa, che unisce nella diversità di persone, popoli e culture. Serve però essere umili, dolci, magnanimi, qualità che agli occhi dell'uomo sono debolezze, ma, soggiunge Francesco, è nel farsi deboli abbracciando queste virtù che si diventa pietre forti, lo stesso cammino di Gesù sulla croce. Infine, si chiede quale sia l'elemento determinante per costruire l'unità della Chiesa. La speranza alla quale noi siamo stati chiamati. La speranza di andare verso il Signore,
la speranza di vivere in una chiesa viva, fatta con pietre vive, con la forza dello Spirito Santo. Soltanto sulla piantina della speranza possiamo andare avanti nell'unità della Chiesa. Siamo stati chiamati a una speranza grande. Andiamoli, ma con la forza che ci dà la preghiera di Gesù per la unità, con la docilità allo Spirito Santo che è capace di fare da mattoni pietre vive, e con la speranza di trovare il Signore che ci ha chiamato, che ci ha chiamati a trovarlo quando avvenga la plenitudine dei tempi. Tranquilli, stiamo chiudendo. Prima di concludere, alcune parole di Papa Francesco. Quante volte la pastorale non fa coro, non canta, non fa armonia? Proprio perché chi si ritiene perfetto impone il suo assolo, magari per anni. È sempre così. Chi si ritiene perfetto nella Chiesa non rispetta nessuno, eppure si sente superiore ad alcuno. E neppure si sente superiore ad alcuno, ma semplicemente non vede nessuno. E qui arriviamo finalmente a capire per quale motivo la tinozza ci è stata regalata. Così capite che abbiamo finito e vi sollevate. È un epitaffio tratto dall'antologia di Spoon River. E legge così, è l'epitaffio di un costruttore di tinozzi, un bottaio, Griffi. C'è scritto: il bottaio deve intendersi di tinozze, ma io conoscevo anche la vita. E voi che vi aggirate fra queste tombe, credete di conoscere la vita. Credete che i vostri occhi spazzino su un largo orizzonte, forse. In realtà state solo guardando le pareti della tinozza. Non potete sollevarvi ai suoi orli e vedere il mondo esterno delle cose, e così vedere voi stessi. Siete sommersi nella vostra tinozza. Tabù e regole e apparenze sono le doghe della vostra tinozza. Spezzatele e rompete l'incantesimo di credere che la vostra tinozza è la vita e che voi conosciate la vita. Grazie per la presenza e per l'ascolto.